Bentornati su Risette al Volo. Ciao Paolo! Introduciamo anche la nostra carissima ospite. Eccoci qua, Carla, bentornata, tutto bene? Ben trovato, sì, bene, bene, dai. Mi sono riposata nel weekend e ho messo così appunto un po' di idee da portare in cucina, sai, non ci si, da quel punto di vista lì non ci si ferma mai, la mente e le mani lavorano sempre. Anche perché tocca magnà, voglio dire. È vero, quello soprattutto. Però, sai, il mio lavoro è fatto molto anche di ricerca, di sviluppo, quindi creare sempre, sperimentare, no? Per tirar fuori i piatti sempre nuovi, ma anche combinare, e realizzare comunque dalle materie prime dei preparati. Quindi la mente non si ferma mai. Quindi, anche se alla fine il weekend in questo periodo sono dei weekend piuttosto tranquilli perché non si lavora, però ecco, la mente la faccio sempre fantasticare. Devo dire che ogni tanto delle idee buone vengono fuori. Dopo, sai, ci si diverte, insomma, non mi annoio. Certo, salutiamo tutti quelli che si stanno collegando sia su Facebook che su Instagram. Ho visto anche già i primi commenti. Ah, Ringraziamo bene. per tutti quelli che ci seguono. E oggi scopriamo il topinambur, altro ingrediente che in realtà, vabbè, l'ho sentito nominare, però non, cioè, se l'ho mangiato non lo sapevo. Ecco, diciamola così. Guarda, te lo faccio Eccolo qua, vedere, Paolo, eccolo qua. guarda, il topinambur. Beh, si presenta bene, eh? È una bella. Vero? Sì, guarda, guarda quanti ne ho. Onestamente non li ho nemmeno, sono raccolti e portati a casa, non li ho nemmeno lavati ancora, non sono ancora pronti per essere cucinati, proprio dal produttore al consumatore, come si dice. Ecco. Sì, io lo amo tantissimo il topinambur e quindi topinambur mon amour come dire, ci casca a pennello. Sì, Quindi perché il da qua. chilometro zero, come si dice, insomma. Esatto, perché per fortuna da qualche anno a questa parte anche i produttori qua della nostra zona incominciano a coltivarlo, quindi lo si inizia a trovare facilmente. I primi anni che ne sono venuta a conoscenza di questo tubero, non ti nego che non è stato facile reperirlo, quindi poi il prezzo era piuttosto elevato. Per fortuna, a forza di farlo conoscere, portarlo in cucina, nelle ricette, sempre di più, poi dal momento che c'è la richiesta, sempre di più poi lo producono, lo coltivano e arriva sulle nostre tavole anche a un prezzo ragionevole, ecco. Però iniziamo a darvi un po' così di informazioni di che cos'è questo tubero così interessante, che è un tubero dalle mille proprietà ed è anche noto come nome di carciofo di Gerusalemme, tant'è che non assomiglia al carciofo da un punto di vista di forma, di fattezza, ma il sapore gli assomiglia tantissimo. È un tubero ricco di benefici e tra questi, tra i tanti che poi non mi addentro da un punto di vista salutistico, dico solo che è molto digeribile ed è importante dover inserirlo quotidianamente nelle nostre diete, insomma, comunque nelle preparazioni. Vedo che viene chiamato anche rapa tedesca addirittura. Anche rapa tedesca, sì, o carciofo di Gerusalemme, o rapa tedesca, o comunque topinambur. Ha delle origini piuttosto antiche, diciamo che è originario dal Nord America, anche se comunque adesso viene coltivato anche in Italia, o comunque anche qui in Emilia Romagna c'è la produzione. E risale, diciamo, la sua conoscenza di questo tubero nel XVII secolo, quindi insomma ha abbastanza storia, non è uno di quei tuberi arrivati all'ultimo momento, okay? È un pezzo che cavalca la storia. E cosa ci possiamo fare con questo
tubero con questo topinambur. Possiamo preparare un sacco di ricette. Perché? Perché è molto versatile. Anche questo, come avevamo visto anche nelle puntate precedenti, quando vi ho parlato della batata, si può consumare sia cotto che crudo. È un tubero che solitamente noi ci aspettiamo da un tubero di essere cucinato o consumato comunque solo a cotto, mentre anche questo si può consumare a crudo. Tant'è che è considerato appunto uno dei tuberi della salute, come avevamo visto della batata e come la manioca e il taro. Ok? Allora, che cosa si può fare con questo tubero? Possiamo preparare, se decidiamo di farlo a crudo, possiamo benissimo farlo marinato. Lo tagliamo a fette, piuttosto sottili e poi lo andiamo a marinare con una parte acida che può essere dell'arancio, può essere il succo di limone oppure lo possiamo utilizzare anche grattugiato molto finemente e messo anche sulle insalate, quindi condito con un po' di olio, un po' di sale e nient'altro perché è già gustoso di suo, quindi soprattutto se appunto lo utilizziamo a crudo, non necessita di chissà quale condimento particolare. Allora, se invece decidiamo di utilizzarlo a cotto, cosa ci possiamo fare? Lo possiamo cucinare bollito, cotto al vapore, ovviamente fritto, lì è sempre buono, fatto al forno o fatto anche in padella. Ok? Se decidiamo appunto di farlo cotto, oltre alla ricetta che dopo andremo a vedere, quella che io vi ho proposto in questa occasione, una delle ricette che propongo sempre perché nel momento in cui l'ho fatta ad assaggiare è piaciuta a tutti, è piaciuta a qualsiasi età e soprattutto i bambini ne vanno matti, le chips. Prima di tutto il topinambur viene lavato. E come lavarlo? Io lo consiglio sempre di utilizzarlo con la buccia. Come avete visto che vi ho fatto vedere, presenta comunque delle piccole, come dire, insenature, quindi essendo un tubero sta sottoterra, per cui c'è della terra attaccata. Ovviamente dovremo avere molta attenzione nel lavarlo con l'aiuto di una spugna che gratta lo si va a pulire, a grattare, quindi la buccia diventa un po' più lucida, tutte le impurità vengono tolte e a quel punto si può tagliare con una mandolina, quindi a delle fettine piuttosto sottili, si stende in una teglia da forno con un po' di olio, un po' di sale, a chi piace un po' anche di erbe aromatiche, oppure può esserci della paprika dolce o a chi piace il peperoncino, quindi l'utilizzo di alcune spezie, e poi viene messo in forno a circa 170 gradi per 20 minuti o 25, dopo dipende ovviamente anche dai forni, e si ottengono queste chips di topinambur che sono fantastiche da mangiare sia come contorno per un secondo piatto, ma anche come spezzafame a volte, no? Quando rimangono, si possono benissimo un po' sostituire alle patatine, ok? È il giusto compromesso. Cos'altro ci possiamo fare? Gli risotti col topinambur, sono fantastici. Oppure le vellutate, come Quindi un sempre. risotto con delle patate, praticamente l'idea è più o meno una cosa. Sì, cioè praticamente tu fai il risotto anziché mantecarlo poi a fine cottura con diciamo con qualsiasi altro ingrediente che uno decide di fare o con i funghi o con qualcos'altro, lo si fa col topinambur. Quindi se lo vuoi utilizzare con il topinambur all'inizio, quindi tagliato da dorata, dobbiamo metterlo a inizio cottura. Tirando poi il risotto. Se invece vogliamo fare una parte finale, tipo una sorta di mantecatura,
a quel punto noi cuociamo il nostro riso e quasi a fine cottura glielo grattugiamo il topinambur e facciamo la mantecatura finale. Un po' di olio di oliva e il nostro risotto al topinambur è buonissimo. Poi possiamo farlo. Dimmi, dimmi. Ah, dicevi, ha delle insenature, dicevi, lo facevi vedere prima, che forse su Instagram non si è Allora, visto molto bene, allora se lo volevi alzare un po' di scusa. più. No, certo, figurati. Allora, vedete? Allora, forse non so se in questo si Ok. Sì, vede. adesso Ecco, si in questo vede. forse sì. Ora Ok. questo sembra un pupazzino Infatti. miniatura. E praticamente è, come si dice, di torzoluto, no? Il topinambur, quindi ha tutte queste forme strane, ma la sua superficie non è liscia, ok? È abbastanza ruvida, ma sembra quasi che abbia una copertura a sfoglie, ok? Quindi cosa succede? Che stando sottoterra, comunque tra un'insenatura e l'altra, li vedi tutti questi anelli di insenature qua? Si ferma comunque la terra. Quindi non basta solo passarlo sotto l'acqua e lavarlo così con le mani, Bisogna ma darci con le l'aiuto. unghie, un pochino. Più, no, più che io consiglio sempre di comprare delle spazzole apposta per gli alimenti e sotto l'acqua, il getto dell'acqua lo si va a grattare così vengono tolte tutte questi residui di terra e a quel punto lo si può utilizzare con la buccia. Io, se devo dire la sincera verità, non l'ho mai sbucciato. In qualsiasi forma e salsa l'ho cucinato sempre, sempre con la buccia. A me piace con la buccia. Tant'è che, e questo così lo dico un po' così per soddisfazione, io ho una linea di pesti freschi che ho realizzato in collaborazione con un'azienda e fra questa linea di pesti freschi l'ultimo a essere uscito è proprio il topinambur e viene utilizzato con la buccia, quindi è stato fatto questo pesto fresco al topinambur. Quindi insomma. Consuma, visto che è un tubero che si può utilizzare con la buccia, consumiamolo con la buccia, ok? E che altro? Ti vengono delle domande da farmi, Paolo, in particolare, che semmai a me sfuggono, non lo so, o se qualcuno fa qualche domanda perché non riesco a seguire tutto. No, certo, puoi andare avanti. Certo, sicuramente anche togliere la buccia, visto che comunque è così irregolare, immagino non convenga molto più che altro. Poi, ma, dopo Avresti molto a spreco. livello nutrizionale, sì, poi anche di tempo, nel senso che comunque, non essendo regolare come una patata, poi a livello anche nutrizionale, comunque la buccia immagino sia buona, insomma. Bravo, sì. Lo era con Solitamente. le patate, lo dico io che ho provato sulla mia Ah, le hai pelle. provate allora? Ah, Sì, le avevo mangiate quelle che ci hai lasciato quella volta, erano è ottime. vero. Le abbiamo Ti sono mangiate anche di piaciute. recente, ti dirò, anche dopo che ce le hai portate. Ah, bene, bene, mi fa piacere, quindi ho Vedo. dato degli spunti. Sì, tra l'altro io saluto, vedo che sta passando. Non so se Claudietta Rock è la Claudia, quella che lavora anche con te, no? No? Ok, comunque salutiamo tutti quelli che stanno passando, ma gli mando Sì, sempre un saluto a tutti quanti. certo. Puoi andare un po' avanti, ci siamo. Allora, altri suggerimenti per come cucinarlo, appunto, che vi avevo detto, o delle vellutate oppure delle zuppe, o al forno, anche delle ottime polpette si possono fare, abbinate ovviamente ai legumi, quindi polpette con i fagioli o con i ceci, e anche in abbinamento con altre verdure che possono essere verdure in foglia come lo spinacio, le erbe, quindi fare dei mini burger, appunto polpette o falafel, aggiungendogli anche della frutta secca. Perché? Perché comunque, come vi ho detto prima, questo è un tubero veramente dalle proprietà fantastiche. Quindi nel momento in cui noi lo cuciniamo e lo abbiniamo con una parte di legumi, una parte di altre verdure e una parte di frutta secca, ci ritroviamo comunque a portare a tavola un piatto molto bilanciato e nutriente. Ok? Quindi prendiamo sempre l'abitudine, no? Nel momento in cui, anche se parliamo o di verdure o di tuberi,
comunque di abbinarli anche altri ingredienti che vanno in qualche modo, no, a completare la ricetta. Quindi non è solo verdura, ok? È verdura con frutta secca o semi oleosi, o se gli si vuole dare del carattere, utilizziamo le spezie o le erbe aromatiche. Queste sono un po' sempre le basi della cucina vegetale, no? Di prendere in considerazione tutti questi elementi. Non è solo verdura, non è solo legumi e non sono solo carboidrati, chicchi, ma è un insieme di tutti questi ingredienti, tant'è che lo dicevi proprio tu, Paolo, no? Che molte volte non è facile anche nella grafica aggiustare le ricette perché sono piuttosto lunghe, Anche no? questa è una cosa mia. No, però mi stava venendo in mente una curiosità adesso che dicevi, perché delle verdure, qualsiasi punto dieta consiglia qualsiasi verdura piuttosto che la patata. E per quanto riguarda invece questi altri tuberi come la batata, il topinambur di cui parliamo oggi, a livello calorico, vorrei fare un paragone, ecco, questo ti chiedevo. Allora, perché li propongo? Uno, perché impariamo ad arricchire la lista degli ingredienti, no, da portare a tavola, che non sono fatti delle solite cose che solitamente siamo abituati tutti i giorni per cucinare, no? Sai, partiamo dal presupposto che nel momento in cui io non conosco un alimento, ok, non lo prendo perché semmai non so come cucinarlo o non ho in mente l'idea di come poterlo lavorare in cucina e quindi a priori dico ok, non lo utilizzo, non lo prendo o lo prenderò e quindi alla fine ricado sempre ad acquistare sempre i soliti ingredienti. Invece questo vuole essere un'occasione, no, per far conoscere sempre di più questi alimenti, quindi nella sua versatilità di preparazione, ma anche nei suoi benefici, perché sia il topinambur che la batata, come vi ho detto la volta scorsa, sono dei prodotti, degli alimenti ottimi da un punto di vista salutistico, perché soprattutto questi due in particolare sono poveri di amido. Ok? Quindi l'amido comunque è la parte zuccherina, e di conseguenza rispetto alla patata, ovviamente hanno meno calorie e più benefici. Ok? Quindi Quindi meglio una batata o un topinambur fritto che una patata, insomma. ovviamente, sì, certamente. Dopo è chiaro, discorso fritto, no? Una volta ogni tanto portiamocelo a tavola. Non è una di quelle cotture che io prediligo, anche se comunque sono buone, ma non amo molto fare la frittura nella mia cucina, prediligo più altre cotture, però la volta che la si vuol fare, almeno facciamola con quell'alimento, no? Che almeno sappiamo che è più nutriente, ok? Vedo che qualcuno ci saluta, che vedo adesso su Instagram, un saluto agli amici, vi salutano a voi, agli amici di Radio Web in volo, che bello. Non riesco a vedere chi è, tu vedi forse Paolo? Sì, comunque Ecco, lì. perfetto. Sì, infatti è arrivato il Benissimo. buon Rob. Sì, il buon Roberto che ha aperto anche il gruppo Noi Sintonizzati su Radio Web in Volo. Perfetto. Bene, vogliamo vedere un po' la ricetta che vi ho proposto oggi, poi Assolutamente se sì. nel frattempo se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, qualche curiosità o suggerimento, no? Che semmai qualcuno ha già provato a cucinarlo, ma non gli è venuto bene o non so, nel frattempo, insomma, mentre guardiamo insieme la ricetta, potete fare tutte le domande che volete. Certo, adesso la facciamo scorrere come sempre su Facebook, poi questa ricetta come immagine verrà pubblicata come sempre anche su Facebook e credo anche su Instagram lì, le immagini della ricetta dico. Sì, Comunque ci saranno i nelle commenti di storie. questa live, nelle storie, ecco, nelle storie. Nelle storie, sì. Perfetto. Allora, la ricetta, oltre a quella che vi ho detto prima, al volo proprio delle chips di topinambur, un'altra modalità di cottura che a me piace tantissimo per il topinambur è in arrosto. Faccio una premessa. Molte volte, al di là delle ricette,
È importante scegliere anche la pentola dove cuocere gli alimenti, perché veramente fanno la differenza nel risultato finale. E perché prediligo sempre l'arrosto? Perché con la giusta pentola devo dire che il topinambur nel formato arrosto viene buonissimo, a me piace tanto. E ve l'ho proposto con, è una ricetta semplice con del prezzemolo tritato fresco. Allora, prendiamo del topinambur, non vi sto ad elencare le grammature perché poi o le vedete sopra impressione o comunque poi vi ritrovate successivamente la ricetta scritta. Quindi vi dico solo quelli che sono gli ingredienti. Il topinambur serve lo scalogno, il vino bianco perché ci servirà per sfumare, del brodo vegetale che ci consentirà di fare la cottura, il succo di limone perché, come vi ho detto prima, assomiglia al carciofo il topinambur, quindi nel momento in cui noi lo andiamo a pulire, tenderà prima di tutto a macchiarvi le mani, ma anche a ossidarsi facilmente. Quindi nel momento in cui lo pulite, se decidete di sbucciarlo, lo trasferite subito in acqua e limone. Se invece non lo sbucciate, però ovviamente lo tagliate a fette, si ossida ugualmente, quindi va subito poi messo in acqua acidulata. Servirà poi olio extravergine di oliva, il prezzemolo fresco, sale e pepe bianco. Il pepe è sempre facoltativo, a chi non piace può anche non metterlo. Come prepariamo questa ricetta? Prima di tutto prepariamo lo scalogno, lo andiamo a pulire, lo tritiamo finemente, lo passiamo in una casseruola con un po' di olio, lo facciamo un po' rosolare con anche del sale. E appunto prepariamo a parte in una ciotola l'acqua con il succo di limone perché ci andremo ad immergere il nostro topinambur tagliato ad adolata. In questo caso io non l'ho sbucciato, quindi con l'aiuto di una spazzola si vanno a eliminare tutti i residui esterni alla buccia e poi lo immergiamo appunto in quest'acqua acidulata. Che tipo di taglio fare? Una dadolata non troppo grossa, ma non perché non va bene, perché poi aumentano i tempi di cottura. Quindi più la dadolata è piccola e più riducete il tempo di cottura. Altrimenti dovete aumentarla. Quando nelle ricette a volte diciamo tagliare a dadolata la cottura di 10 o 15 minuti o 20 minuti è sempre soggettiva, perché se la dadolata è grossa, ovviamente i tempi si allungano. In questo caso qui è una dadolata medio-piccola, ok? Quindi, tornando al nostro topinambur messo in acqua acidulata, poi lo scoliamo e lo trasferiamo nella casseruola dove c'è lo scalogno e lo andiamo a sfumare con del vino bianco a fiamma vivace, ok? A questo punto proseguiamo un po' di nuovo la cottura per diversi minuti e aggiungiamo il brodo vegetale che a questo punto copriamo la nostra casseruola e lasciamo cuocere il nostro topinambur per circa 30 minuti coperto a una fiamma piuttosto dolce, in modo che lui si cuoce in questo brodo, ma nello stesso tempo si asciuga. Ok? E ovviamente a metà cottura controllatelo sempre, se necessario aggiustate di sale e di pepe e eventualmente, se si è asciugata troppo l'acqua, aggiungiamo dell'altro brodo vegetale. A fine cottura serviamo il nostro topinambur con una bella spolverata di prezzemolo fresco. È buono questo piatto sia servito caldo, ma il topinambur è buono anche freddo, cioè lasciato raffreddare, quindi come contorno si presta benissimo anche a temperatura ambiente. Questo è un po' il suggerimento di oggi per quanto riguarda il topinambur. Poi, ovviamente, con questa modalità qui di ricetta, se uno dice vabbè, però così arrosto non mi piace, ok, nessun problema, faccio la stessa modalità, poi lo vado a frullare e tirerò fuori una vellutata. Ok? Quindi, ogni ricetta che a volte noi ci ritroviamo, poi
possiamo decidere di trasformarla in diversi modi. O tritato finemente, poi fatto dei crostini, sempre con questa stessa ricetta qua. O da, come vi dicevo, anche per poi fare una zuppa o una vellutata. Ho dato Ok. abbastanza consigli, Paolo, cosa dici? Sì, ma io Ti è ti più chiaro dico, che cos'è il topinambur? ma sì, io più che altro ti dico che a metà della trattazione appunto di questa ricetta c'era un Roberto che commentava dicendo sembra gustoso. Ah, ok. È gustosa perché è una ricetta semplicissima, ma è gustoso di per sé il topinambur perché se lo si fa cuocere appunto con calma sprigiona tutto il suo sapore. Sarebbe molto interessante avere la possibilità, chissà prima o poi, di poterci rivedere, poter provare in qualche occasione. Sì. Sarebbe veramente molto bello. Guarda, non vi nego, ieri ho fatto un dolce, lo dico, dai, ho fatto la sbrisolona vegana senza le uova e vi ho pensato, vi ho pensato perché ho detto, guarda, ho detto se ero vicina vi avrei portato volentieri la torta sbrisolona ad assaggiare. Quindi molto spesso mi capita che quando sono in cucina a lavorare e preparo alcune cose, mi venite proprio in mente, ragazzi, quindi vi penso sempre. Ma Arriverà il stiamo momento ancora che ci... cosa Lili? Dimmi, Stiamo ancora dimmi, Lilli. aspettando il dolce con le castagne e i muffin che si doveva portare un'altra volta. È vero, non ti dimentichi, vero? Guarda, è tutto lì segnato. Ancora le castagne, siamo in pieno tempo, quindi arriverò, arriverò. Appena ci consentiranno di rivederci, vi porterò, faccio come Cappuccetto Rosso, arrivo col cestino, vi porto tutto. Fantastico, dunque solo un secondo, ecco qua. Va bene, e come mi ricordavano adesso dalla regia, dunque vi salutiamo ricordandovi, appunto del nostro sponsor, vi faremo vedere anche il piccolo spot dedicato appunto alle ceramiche di Barbò e alle palline di Natale. Voi capirete perché qui dietro le quinte stanno ridendo al fatto che io vi ho detto palline, e quindi vi ricordiamo appunto questo nostro piccolo sponsor con cui chiudiamo questo appuntamento di ricette al volo. E ringrazio nuovamente Carla per il suo intervento, il suo contributo, Grazie a voi. questo E ci gustoso qui. rivediamo lunedì, no? Solito orario alle 15:30. Sì. E ad affrontare un nuovo argomento in cucina, idee nuove, non so, di portare a tavola, vogliamo portare un altro ortaggio, con una verdura. La zucca l'abbiamo mai fatta? La zucca sì. No, Ma la zucca non l'abbiamo fatta l'abbiamo mai forse. fatta? Ah, ok, Neanche allora sotto Halloween, mi sembra. andiamo a rispolverare sulle precedenti Dai. ricette, che cosa abbiamo già sfornato. Comunque, Allora. le idee non ci mancano, per cui Assolutamente. qualcosa di buono porteremo anche lunedì prossimo. Importante che vi collegate alle 15:30 in compagnia insieme a noi per condividere questi piccoli momenti di piacere e di conoscenza, no, del mondo vegetale. Esatto, lunedì prossimo, cioè Il 30? il Il 30. sì, ce la posso fare. Lunedì 30, esatto, che tra Sì. l'altro sarà la penultima, ve lo annuncio già, puntata di questa torre, perché il 7 e l'8 faremo un attimo ponte in vista dell'Immacolata, e quindi l'ultima puntata sarà il 14, dove ci sarà la Natalizia. pausa natalizia, stavo per dire la pausa estiva, non so perché. Faremo una cosa prima natalizia, giusto l'ultima puntata. Sì, ma poi Certamente. ci sarà anche, tra l'altro, vi annuncio che ci sarà, l'avete visto anche sulle nostre pagine Facebook, una prossima puntata molto speciale, sempre dedicata al mondo della cucina, ma lo vedrete. Chiudiamo qui e vi rimando appunto allo spot di Barbò. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento sui radio web in volo. Ciao a tutti! Ciao a tutti, grazie, ciao! Ma li hai trovati almeno? No, Paolo, sono troppo piccole. Grazie. Cosa stai cercando?
cercando le palline. Le palline di chi, scusa? Le palline di ceramica Barbò. Volgare, signor Bartolino, è proprio volgare il suo spot. Cosa sono queste palline? Beh, sono le palline di ceramica Barbò. Ceramica Barbò, quella di Borgo Maggiore alla funivia e in strada Zheng di Yat 94 ad Acquaviva? Esattamente, Barbò Ceramica, molto più di due semplici palline. Bello. Buone feste! Buone feste!